Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, molti di voi mi hanno chiesto di girare un video in merito all'utilizzo di questa pennetta. Per usare questa chiavetta dovete inserire tutto come ho fatto io. Questo jumper qua, dov'è? Che lo trovate che è già così, quindi non dovete muoverlo. Questo con scritto SP25, che sono 25XX, che sono SP25, è il nome di questi cippini, che poi andremo a flashare. E il cavo messo in questo modo, quindi col rosso che è il pin 1, ok, proprio in questo modo dovete copiare esattamente questa configurazione qua, proprio uguale in questo modo. La molletta si collega precisamente a questo chip qua, scusate, questo chip qua. Come potete vedere, questo chip è un chip particolare che contiene il BIOS proprio della scheda in sé. Come potete vedere dall'immagine, se riesco a vederlo meglio, farlo vedere meglio, ha un piccolo buchettino, un foretto piccolissimo, vedete, lo vedete forse. Sono immagini, ragazzi, un po' difficili per la mia telecamera, perché sono vicinissime. Eccolo qua. C'è il buchetto, lo vedete, no? È piccolissimo. Ok. E deve corrispondere assolutamente con il pin 1 della pennetta, cioè quello rosso. Chip 1, così vedete che arriva proprio dove c'è il buchetto qua, così. Passiamo alla parte software, quindi entreremo all'interno del mio desktop per la vostra immensa gioia. Allora, il programma che io ho usato per fare tutta questa manfrina di cose non è altro che questo. Questo bisogna anch'esso dei driver, quindi adesso ve li allegherò. Quindi prima dovete installare i driver del dispositivo, ok? Dopodiché installerete, farete partire il programma come amministratore, vi raccomando, altrimenti non lo vedrà. Adesso io ho attaccato, non vedrà la chiavetta, adesso io l'attaccherò, non vi farò vedere la cosa fisica dell'attaccatura perché sono messo male e non ce la faccio a fare cose diversamente da come sono in questo momento. Vi faccio vedere il flash. Ora voi l'attaccate. Dovete vedere i driver, io dovrebbe trovarsi esattamente qui su interface USB EPP I2C CH3141A, che è praticamente la pennetta che avete collegato. Quando l'attaccherete, questa cosa ballerà un pochino, non ho mai capito il motivo, comunque lo proviamo. Ricordo che queste schede me le ha date un iscritto perché non gli funzionavano più, perché ha flashato il BIOS e non andava più nulla. Ok, quindi questo è il motivo per cui me l'ha consegnata. Adesso io la collego ed ecco che c'è. Noi facciamo detect. Quando è così è perché non è messa bene la molletta. Bisogna riposizionarla finché purtroppo sono anche su un posto che si muove. Ok, trovato. In questo caso sarà il GD25D40, ok, il primo. Dovete guardare, controllate prima qual è perché magari non vi funzionerà dopo. Fate seleziona, potete fare leggere, io lo faccio sempre una volta, lui vi dirà cosa c'è dentro, si vedrà cosa c'è dentro, ma probabilmente questa cosa è sbagliata perché a lui non gli funzionava più. Infatti lui ha flashato il BIOS della Polaris 20, ha flashato un BIOS sbagliato all'interno del 8 giga, ok, ha flashato un BIOS sbagliato sulla scheda numero 1 della 9003. Dicevo che lo cancelliamo. Lo apriamo il file ROM, lo scriviamo, verifichiamo. Ok, se la chiavetta è messa bene, questo è quello che uscirà. Ok, se non è messa bene, viene fuori delle differenze, delle cose strane. Quindi adesso io direi che potremmo provarla e vedere come funziona, se funziona, insomma, se riusciamo riusciti a recuperarla. E adesso vediamo subito tutto quanto. Allora adesso vediamo se la rileva correttamente e dovrebbe rilevarla. Vediamo cosa succede adesso in questo momento. Dovrei rilevarne due, come ho fatto con quella precedente. Ed ecco qua che le ho trovate entrambe.
Quindi praticamente abbiamo risolto il problema del BIOS sfallato. Ecco qua. Le vede già perché ho già riparato quella, una delle due, quindi è già installata. Le vede perfettamente funzionanti. Eccola qua. Però ovviamente se non è collegato il cavo DisplayPort alla porta, che adesso è abilitata, non si vede perfettamente tutto. Sono i sensor, se ovviamente i sensori sono al minimo perché non ho praticamente fatto nulla in realtà. Ok, non sto facendo niente, non lo posso neanche provare perché è collegato a un alimentatore schifosissimo, quindi meglio non fare niente. La seconda, proviamo subito a vedere se la vede. Eccola qua, la vedo esattamente BIOS UEFI perché l'avevo modificato io, quindi è un BIOS UEFI. Perché mi avesse chiesto delle cose sui BIOS da mettere da gaming, metterei questo. È UEFI, l'ho modificato io, quindi ha tutte le... insomma, quando voi accendete il computer e mettete il Secure Boot, questo fa sì che possiate farlo e venga il segnale video, altrimenti vedete solo Windows e non vedete più il BIOS. Ed è una cosa un po' bruttina. Vi raccomando, iscrivetevi al canale e spuntate la campanella per le notifiche, perché adesso arriveranno i video sulla 7150 e la raffredderò in qualche modo per fare le prove intanto. Poi vedremo le modifiche che farò grazie a un iscritto e mi invierà praticamente delle cover abitabili fatte apposta in plastica da mettere con le ventole fatte apposta per le schede grafiche collegate esterne, ho idea, però comunque sarà tutto più semplice e più bello da vedere, insomma, che non siano quegli accrocchi che facciamo noi spaccando fuori tutto. Ciao a tutti ragazzi e alla prossima.